Un saluto, indiscrezioni clamorose che riguardano l'Inter, che possono sconvolgere un po' anche i piani di mercato e aprire anche ad altre situazioni. Vi ricordo come sempre di lasciare un like qui sotto e di iscrivervi in questa zona, attivate la campanella sul logo AL. Allora, nei giorni scorsi la D dell'Inter Antonello ha di fatto ribadito la necessità di andare verso un futuro sostenibile e ha paventato l'ipotesi di altre cessioni. Di altri sacrifici in estate dopo che la scorsa l'Inter ha dovuto cedere Hakimi e Lukaku sostituiti, però sono state perdite sicuramente importanti. Ebbene, la previsione della perdita di bilancio per appunto esercizio 21-22 è di 100 milioni di euro circa e sono ancora tanti, troppi. L'Inter ha una perdita di circa 5, 6 o addirittura 7 milioni al mese. Di fronte alla quale deve fare delle cessioni. Oggi ho seguito con molta attenzione Alessandro Giudice del Corsport che ha descritto la situazione e ha detto che di fatto l'Inter dovrà cedere giocatori. E dall'altra parte, scusate, rifiuto una chiamata, anche altri colleghi che seguono l'Inter da vicino hanno ammesso che sarà un'estate sicuramente di sacrifici. Nella giornata in cui Lautaro viene attenzionato dall'Arsenal, ci sono diverse situazioni anche in uscita e credo che per questo ragionare su un mercato fatto di colpi così importanti come Scamacca, Bremer, Frattesi, dopo che è stato preso Gosens, inizia a essere un po' problematico. L'Inter dovrà essere brava a sostituire adeguatamente chi andrà a cedere, ragionando insieme a voce alta, ancora una volta dico che ovviamente chi è predicato maggiormente di partire è Lautaro Martinez, nel progetto c'è quello di far uscire De Vrij, ma se queste due cessioni non vengono combinate è chiaro che poi si potrebbe andare a guardare al centrocampo dove ad esempio c'è Barella, che è, al di là di questa stagione non esaltante, è sicuramente uno degli uomini che ha mercato. Per questo sarà un'estate difficile per gli interisti e da qui capiamo anche perché il discorso Scamacca ha vissuto un blitz del Milan degli ultimi giorni e dei prossimi per cercare di capire se, perché l'Inter in questo momento ha difficoltà a chiudere operazioni di quel tipo o forse non ci riuscirà neanche nelle prossime settimane. Quindi attenzione che cosa succede in casa Inter, detto che ci saranno sicuramente altre cessioni, ma non cessioni banali, cessioni sicuramente illustri. Qualche nome l'abbiamo fatto. Che cosa ne pensate? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Vi invito a lasciare un like e scrivervi numerosi sul logo AL. Un abbraccio, alla prossima e vi invito a vedere anche gli altri video. In questo canale parliamo di tutto: Inter, Milan, Juve, calciomercato, nazionale, Roma, Napoli, eccetera, eccetera, eccetera. Iscrivetevi, lasciate un like. Ciao a tutti.